a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Ho tradito la fiducia di tutti voi, anch'io ho investito in criptovalute. Perché l'ho fatto? Come l'ho fatto? E in quale criptovaluta ho investito? Beh, tutto questo dopo la sigla. Allora, partiamo da un presupposto molto importante. Ovviamente, quando dico che ho investito in criptovalute è un'esagerazione. Perché? Perché l'importo che sono andato a investire, tra virgolette, in criptovalute, ma a breve ti dico che non è investire, è veramente irrisorio. Diciamo che se io perdessi tutto quello che ho investito in criptovalute, molto probabilmente perderei un paio di pizze, margherita, un paio di birre, un paio di dessert. Adesso dipende dalla città in cui si va a spendere sta cosa, in cui si va a fare sta cena. Però in linea di massima non piangerei lacrime greche, non farei una tragedia greca. Perché ho fatto questa decisione? Allora, come più volte menzionato in video precedenti, io non credo assolutamente nell'asset class delle criptovalute. Non ci credo per un semplice motivo, anzi per più di un motivo, e li vado a elencare. Il primo di questi è che è un mercato deregolamentato e per cui in qualsiasi momento le autorità regolamentatorie potrebbero decidere di arrivare, mettere dei paletti fissi e smontare un po' il sogno di tutte quelle persone che in questo momento hanno investito delle grosse somme in queste asset class. La seconda cosa che mi preme menzionare è il fatto che è in molti casi, a parte un paio di criptovalute, un ambiente molto speculativo in cui le variazioni giornaliere sia verso l'alto che verso il basso sono ampissime, e per un investitore come me della mia età, che guarda a lunghissimo termine, non è sicuramente un investimento ottimale, perché da un momento all'altro già me ne succedono di tutti i colori, cioè fra macchina e dito e cose via, poi mi dovesse venire anche un bel attacco di cuore o un colpo apoplettico, mettiamo la ciliegina sulla torta praticamente. Terza e ultima cosa, io, come ho sempre detto in passato, mi piace possedere aziende. Io quando investo in un'azienda non lo faccio perché dà il dividendo del 3%, non lo faccio perché Google è la più grande e non può fallire, no. Lo faccio perché mi sento azionista di quell'azienda, mi sento parte di quell'azienda, mi sento proprietario in una piccolissima parte ovviamente di quell'azienda, per cui ne condivido il business, ne condivido l'etica, ne condivido i prodotti, ne condivido la mentalità del management, che in un momento all'altro potrebbe appunto cambiare, e in quel caso io sono liberissimo di tirare il remo in barca e andare a cercare un'azienda che si avvicina di più alla mia idea, dai miei ideali di investimento. Ovviamente questo con le cripto non è possibile, perché non si tratta di ideali di investimento, si tratta di tutt'altro, si tratta quasi quasi come investire nel mercato Forex, con delle dinamiche ovviamente diverse. Detto ciò, io parlo delle cripto, ma ovviamente tutti i token hanno delle tecnologie sottostanti di blockchain, e quello è un altro discorso. Appunto il token viene, diciamo le cripto vengono scambiate per diventare ricchi, il token di sotto invece è tutta una tecnologia che permette di fare alcune operazioni molto più velocemente. Allora, non dirò in quale criptovaluta ho investito, dirò che però non ho investito nelle due più grosse, Bitcoin ed Ethereum, per semplici motivi. Come dicevo prima, per me questa cosa che ho fatto non è un investimento, è un po' come essere andato al tabacchino e aver comprato quattro, perché sono quattro le cripto in cui ho comprato, diciamo, delle azioni, no? Sono quattro le cripto in cui ho investito, e appunto sono quattro cripto molto ma molto speculative, appena nate, valore molto basso, altissima volatilità, proprio perché anche se perdessi questi soldi perderei, come dicevo prima, due dessert, due pizze e due birre, col coperto ovviamente, perché in Italia si paga il coperto. Non ho investito in Bitcoin appunto perché non mi dà questa possibilità. Bitcoin è leggermente più stabile rispetto ad altre criptovalute. Io ho fatto appunto l'investimento di dire, come se a Capodanno andassi a comprare quattro biglietti della lotteria
e dicessi: ho comprato questi quattro numeri, poi li posso perdere tutti, ma non mi pesa tanto, posso vincere poco, è tutto guadagnato, e potrei anche che una di queste, per un periodo particolare, non so, se ne esce un imprenditore a caso, quindi diciamo Elon Musk, che le spara, dice: oggi voglio investire in, oggi ho comprato in, e io mi vedo il picco e il giorno dopo rivendo. E per cui, come dicevo prima, non credo assolutamente in queste asset class, e non vi dico appunto quale criptovalute sono, perché poi magari uno va a investire in queste cose, magari di petto dice: lui ha fatto queste considerazioni, le faccio anch'io, però magari con più soldi. E a me non va, perché ovviamente qui non si danno mai, diciamo, dei consigli finanziari. Questo è il mio percorso, sono le mie operazioni, sono le mie azioni, e nessuno deve andare a vedere cosa ho fatto in determinate situazioni, proprio perché non devo essere copiato, cioè questi sono i miei soldi, se li perdo sono soldi miei. Questo è anche uno dei motivi per il quale, quando vado a investire in un'azienda, il video lo faccio, diciamo, un mesetto dopo, per cui il prezzo potrebbe essere andato alle stelle, nessuno può comprare ai massimi, o meglio, il prezzo potrebbe essere crollato talmente tanto che almeno le persone che magari in quell'occasione avessero comprato perché io ci avessi fatto il video, si potrebbero trovare in una bruttissima situazione di aver perso molti soldi. E io non voglio questa responsabilità, se devo perdere i soldi, perdo i miei. Per cui ho investito questi soldini, vi dico solo quanto valgono appunto queste cripto al momento. Una è quotata a 0,00008 euro, l'altra è quotata a 1,40 euro, l'altra è quotata a 18, se non sbaglio, almeno l'ultima volta che l'ho guardata, e l'altra è quotata intorno all'1,80, per cui sono, cioè, ci ho buttato soldi così, ho messo la mano così e ho fatto ciup 4 volte. Ecco, ovviamente se ad un certo momento all'altro non mi vedeste più su YouTube, sicuramente sono alle Maldive, perché qualcuno, molto probabilmente una di queste ha fatto il botto, per cui sicuramente ci vediamo tutte le domeniche per i prossimi anni. Tra l'altro, considerato l'enorme difficoltà che sto avendo tra le varie sfighe, tra il bimbo e il lavoro full time che ho ricominciato da quando sono in Italia, ridurrò ulteriormente la pubblicazione, per cui non sarò più martedì e venerdì, molto probabilmente farò un video a settimana, non so se è domenica o qualche altro giorno, adesso devo ancora decidere. Questo lo faccio più che altro perché almeno così riesco a fare le cose con calma, farle senza fretta, farle con l'opportuna dedication, opportuno impegno in quello che faccio, in maniera tale che non è che vi sbatto ciofeche di video uno dietro l'altro, ma insomma c'è un lavoretto dietro. Questo anche perché, come ho detto in passato e mi piace ripetere ora, per me YouTube non è una forma di indipendenza finanziaria, semplicemente un arrotondare, ma anche meglio, è una passione, per cui la passione non deve diventare il mio lavoro, deve aiutarmi ovviamente a raggiungere i miei obiettivi, che sono l'indipendenza finanziaria, dell'essere più tranquillo in alcune mie scelte, dell'essere più tranquillo ad esempio nel pagare alcune bollette, ma non è il core business di quello che vuole essere il mio futuro. Quello che vuole essere il mio futuro è diventare sempre più bravo ad investire, a cercare aziende, a diciamo a tenere i miei soldi in un certo modo, e magari appunto da varie fonti cercare di accumulare qualche soldino qui lì, con link affiliati, con Amazon, con collaborazioni, con Google AdSense, e cercare di arrivare un po' prima al mio obiettivo. Ma questo non significa che YouTube deve essere la mia ossessione, anzi, vedo molti colleghi che hanno cominciato a pubblicare tutti i giorni per accumulare più views, e io non ce l'ho sto tempo, cioè fra una cosa e l'altra non ci riesco. Se fosse possibile, se fossi disoccupato, molto probabilmente mi ci butterei anima e corpo a fare tutti i giorni, magari 2 volte al giorno, per fare i numeri e tirare più soldi. Però, come ripeto, è una passione. Questo è anche uno dei motivi per cui ho fatto questo video sulle cripto, senza dire in quale cripto ho investito, perché essendo una passione, la mia passione potrebbe portarmi a perdere dei soldi che sono miei, non devono essere i vostri. Cerco di essere il più onesto possibile in quello che vi vengo a porre come investimenti, così come cerco di essere il più onesto possibile quando un'azienda mi dà dei soldini per fare un video sponsorizzato. Bene,
ripeto, il contesto è quello: per me ho comprato 4 biglietti della lotteria e spero che uno di questi sia vincente. Se non fosse, non ci ho perso granché. Mi piacerebbe sapere però la tua opinione sotto nei commenti di questo video, per capire come pensi tu che questo argomento delle cripto andasse affrontato e come pensi che io mi stia muovendo, se abbia fatto una cosa giusta o sbagliata. Anzi, tengo a precisare che questo investimento è circa lo 0,5% di tutto il mio portafoglio totale, per cui uno basta che si fa due conti, capisce anche quanto ho investito. Però, come dicevo, mi piacerebbe che tu nei commenti qui sotto andassi ad aprire una discussione per appunto andare a capire cosa ne pensi di questo mio ingresso nelle cripto, cosa ne pensi di come ho deciso di investirci con la irrisoria quantità di denaro e con la modalità di investimento, e cosa ne pensi della mia idea che le cripto siano solo un modo troppo speculativo per andare a investire, ma è più appunto un qualcosa che tende a essere una lotteria, come ho detto all'inizio del video. Bene, se questo contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo di lasciare un bel pollice in su, e se non è stato di tuo gradimento fammi capire perché, lasciami un commento qui sotto. Se sei nuovo che passavi di qui e magari non avevi niente da fare quest'oggi, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ovviamente parlo poco di cripto, ma ogni tanto ne parlo. Per chi volesse investire in cripto, qui sotto lascio Coinbase e Binance link affiliati, così puoi aiutarmi in qualche modo a raggiungere la mia indipendenza finanziaria. Magari se per te questo è un asset class nel quale bisogna investire e ci credi tanto, perché non usare il mio link affiliato, così mi fai guadagnare qualcosa e qualcosa ci guadagni anche tu, eh? Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine e ci vediamo al prossimo video. Ciao!